Buonasera amici telespettatori, tra pochi minuti trasmetteremo in diretta dal castello di Wandor il consueto discorso di fine anno di sua bassezza imperiale Lavanda Gastrica. A seguire il film d'avventura Lavanda Jones e la maledizione delle tagliatelle. Chiuderà la nostra serata il programma per soli adulti Wanda a 90 la paura è tanta. Grazie e arrivederci al prossimo anno. Cari sudditi maschi e care mignottelle all'ascolto, come ogni anno mi ritrovo qui a fare sta palla di saluto di fine anno. Oggi però un pizzico di colite, quindi sarò breve. Il 2011 è stato un anno di grandi soddisfazioni, lavorative e non solo. Lo Stupida di Torre del Lago ha registrato numeri che mai in precedenza, conquistando un pubblico di affezionatissimi che ringraziare e citare tutti sarebbe un'impresa titanica. Quest'anno ho conosciuto gente splendida e di tutte le età, dal piccolo Diego di Elena a fossili del Mesozoico quali il Leandrum piegatus. Il 2011 ha rafforzato amicizie storiche. Nana di merda! E ne ha fatte nascere di nuove. Mi ha portato l'amore. E per fortuna se l'è ripreso in tempo, sperando che il cielo se lo chiami e lo accolga tra le sue grandi e forti braccia. Adesso questo splendido anno volge al termine e ci trascina prepotentemente verso il 2012. Ecco, a questo proposito vorrei ricordarvi che il prossimo anno il mio discorso andrà in onda il 20 dicembre. Non si sa mai, metti che ci ha azzeccato quella piccola ape. Sta cosa secondo me l'hanno capita in due. Non mi resta dunque che augurarvi un'ottima fine e uno splendido principio. Inizio con ringraziare, nello specifico, tutte le persone che hanno lavorato alle mie spalle. È stato duro, ma mi ha lasciato tante soddisfazioni e spero che ciò accada ripetutamente anche nel prossimo anno. Cito e ringrazio velocemente Marco e Christian, Davide e Riccardo, il Cucuzzaro, Elio e Davide, la mia splendida famiglia e Gianni, le drastiche, eroiche e Alexia e tutte le persone che mi circondano e mi vogliono bene. A tutti gli altri auguro un anno di coliche. A proposito, chiudo qui perché sento già la prima fitta allo stomaco. All'anno prossimo, baccioni, baccioni! Ciao!